amici, buongiorno, buongiorno. Vi siete svegliati? Siete pronti che dobbiamo iniziare? Oggi un super lavoro abbiamo da fare. Ora ci dobbiamo allenare, ma guarda, possiamo anche bere il tè insieme se volete. Prima beviamo il tè, il caffè e poi ci alleniamo. Sì, Carlo, dobbiamo allenarci insieme, forza, svegliamoci come si deve. Iniziamo adesso con un piccolo riscaldamento e poi andremo a fare un workout AMRAP, quindi vuol dire che ho preparato 5 o 6 esercizi, non mi ricordo, vediamo se sono 6 o 5. Sono 6. 6 esercizi da 45 secondi ognuno e dobbiamo portare questo round fino alla fine per 20 minuti e vediamo quanti round riusciamo a fare. Ciao Gio, ho fatto da una settimana laser agli occhi, potrei fare questo allenamento? Solo una settimana mi sembra molto molto veloce. Non sono tanti esercizi di salto, a parte i burpees e basta. Se tu, non lo so, una settimana mi sembra un pochino troppo veloce, quindi il mio consiglio magari oggi fai una cosa un pochino più leggera, tipo Pilates, Body Mind. Questo mi sembra un pochino bello intenso, visto che è solo passata una settimana. Questo è il mio, però vedi tu come ti senti. Ciao Joe, ciao Active People, buongiorno a tutti. Ragazzi, solo un minuto, così magari qualcuno si decide di tenerci compagnia e di allenarci insieme oggi. Io, a parte che non è che vedo benissimo, non so perché questa mattina, io ho fatto il vaccino, secondo te mi posso allenare? Oggi mi, cioè, questa mattina iniziamo con tutte queste domande, così un po' al mio parere, no, ma secondo me ti puoi allenare. Io ho allenato gente che ha fatto che si è vaccinato ieri e oggi l'ho allenato, quindi da un giorno all'altro. Dipende, è tutto molto soggettivo, dipende come state. Quindi se stai bene, che sei in forma, l'allenamento lo puoi fare tranquillamente. Altrimenti comunque proverò a salvare comunque la diretta e quindi avete tutto il modo di provare quello che ne andremo a fare oggi, va bene? Siete prontissime? Franci, cosa ridi? Mi sono svegliata da 2 ore, non sono ancora... Cioè adesso dopo il riscaldamento starò sicuramente meglio e voi vi siete messi a mettermi tutte queste domande un po' difficili questa mattina. Vai, iniziamo. Buongiorno Lea, buongiorno ragazzi, tutti quanti. Ok, mal di testa e mal di braccia. No, allora non leggo più niente. Come? No, non puoi avere mal di niente. Dobbiamo iniziare, vai. Ok, per l'allenamento di oggi, come vi avevo scritto sulle mie stories, ma magari non tutti siete riusciti a vedere, abbiamo bisogno dei pesetti, dei manubri. Io userò quasi per tutto l'allenamento un manubrio da 4 kg. Se avete anche voi questo carico, bene, se no usate quello da 2, insomma, quello che avete. Iniziamo giù a terra, dai, venite con me. Vi prego di iniziare già dal riscaldamento a usare tutto il corpo, di usare la respirazione, perché l'allenamento di oggi è bello intenso, quindi abbiamo bisogno di un corpo super flessibile e caldo, insomma, che non deve tirare da nessuna parte, ma dobbiamo sentirci molto a nostro agio mentre ci alleniamo. Quindi appoggiamo le ginocchia e andiamo con 4 respiri grandi e fuori l'aria. Ancora, inspiro, fuori l'aria, ancora, lungo, ultima volta, e vado avanti con le spalle, 4, 3, 2, 1, spalla alla volta, parto già con delle rotazioni ampie, prendi i panni dietro la schiena, chiudi le scapole sul mento ed espiro, spingo avanti. Ancora un'altra volta, inspiro, fuori l'aria. Andiamo a fare delle rotazioni.
contrazioni, prova a fare una piccola torsione, a seguire il braccio, inspiro e fuori l'aria. Movimento grande, il braccio va vicino all'orecchio e scendo. Inspiro. Andiamo ad appoggiare i palmi a terra. Appoggiate anche le punte dei piedi. Vado a inarcare la schiena, inspiro. Vai nel cane, testa in giù e butta l'aria fuori. Ritorna in quadrupedia. Inarco, inspiro. Espiro, cane, testa in giù. Spingi bene il petto verso le tibie. I talloni vanno bene verso il pavimento. Stendi i gomiti e ritorna. Ancora due. Inarco, in. Espiro. Ancora, movimento grande, inspiro lungo. Butta l'aria fuori, resta qui e vai un tallone alla volta a toccare il pavimento. 5, 4, 3, 2, cammina avanti con i piedi. Lascia le gambe leggermente piegate, una vertebra alla volta, sali in piedi, ultima la testa. Porta le braccia in alto, inspiro, apro il petto, guarda l'ombelico, tocca a terra, piega le ginocchia. E ancora, sali una vertebra alla volta. Sulle braccia, inspiro, apro le braccia, tocco terra, piega le ginocchia. Prendi con i palmi i gomiti e vai a dondolare destra e sinistra. Prova a rilassare le braccia e il collo rimane senza tensione, morbido. Mi fermo in centro e di nuovo una vertebra alla volta, sali. Andiamo su con il tallone che tocca il sedere e tira bene il tallone verso di te. Ancora, 5, 4, 3. 2, andiamo con il ginocchio al petto e tiro, tiro, 5, 4, 3, 2, vai con la rotazione adesso dell'anca, movimento grande, vai bene all'interno, espiro, 5, 4, 3, 2, lascio adesso le gambe leggermente divaricate, così quando sui fianchi fai una rotazione del bacino, ancora, andiamo a cambiare il senso, spingo bene avanti, ultima, e adesso mi fermo e porto come il braccio vicino all'orecchio, lo stesso braccio va a toccare la punta del piede, rilassa il collo, ritorna sempre laterale. E andiamo a cambiare nella parte opposta, scendi, apri bene il petto, guarda avanti. Vai a prendere la punta del piede rilassando il collo, scendi con il petto sulla gamba ben tesa. Ritorno, apri il petto e sali. Lascia le gambe ancora più aperte, porta fuori il sedere e andiamo 10 volte. Via 3, 4, 5. Se riscaldate bene le gambe, perché oggi le useremo tantissimo, 3, 2, appoggiate i palmi a terra e continuate, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fermati qui, bacino bello basso, schiena dritta, guardiamo avanti, andiamo a cambiare nella parte opposta, resta, 5, 4, 3, iniziate già a mantenere una schiena dritta dalla testa al osso sacro, non gobbi e non guardate il pavimento, apriamo. Chiudi un pochino le gambe, vai braccio alla gamba opposta per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fermati in centro, prendi i palmi dietro la schiena, allunga bene 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 le braccia. Appoggia i palmi a terra e lentamente saliamo. Andiamo a fare una corsettina sul posto. Usiamo le braccia. Un piccolo rumore di sottofondo. Proviamo. Ecco, meglio. 5, 4, 3, 2. Proviamo a spostarci avanti e indietro per scaldare ancora di più le caviglie, 4, 3, 2, e ci fermiamo sul posto, braccio gamba opposta, 2, 3, 4,
ginocchia verso di te. Prendi con i palmi le ginocchia e fai delle rotazioni grandissime. Tira, tira, tira con i palmi, devi spingere con i palmi le ginocchia, cambia il senso. Guarda l'ombelico, è una vertebra alla volta, scendo, tocco terra, una vertebra alla volta, saliamo. Lo facciamo per altre 3 volte, movimento lento. Andiamo a riscaldare un po' di più la colonna vertebrale. E guardo l'ombelico, tocco terra. E respiro. Ultima volta. Vi aspetto su con 20 jumping e siamo pronti. 3, 2, 1, vai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ancora 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e va bene. Vi siete sciolti un pochino? State bene? Iniziamo. Vai. Allora, l'esercizio ve lo faccio vedere, essendo la prima serie, ve lo faccio vedere qualche ripetizione all'inizio, poi iniziamo con il timer per 45 secondi. Il primo, abbiamo quindi bisogno di un peso, come vi avevo detto all'inizio dell'allenamento, io ho scelto un peso da 4 kg, ok? E andiamo con lo squat e un aggrottamento. Alterniamo le braccia, guardami un attimo, tocco terra, guardo avanti, su, tocco, appoggio, cambio, ok? Questo, guardo avanti, spingo, fammi vedere le ginocchia bene un pochino sulla diagonale, non vi voglio così, non troppo chiusi e soprattutto non gobba la schiena. Andiamo a vedere cosa esce. Volevo appoggiare il peso sul tappetino, per non mi piacciono i rumori. Ok. Pronti? 45 secondi, avete capito cosa dobbiamo fare? 4, 3, 2, partiamo. Gomito alto, scendo e cambio. Guardo avanti, su, inspiro. Ragazzi, siamo partiti con il nostro primo round. Vediamo quanti riusciamo a portare a casa. Oggi abbiamo 20 minuti di lavoro. Inspiro. Continua, continua, continua. Mancano 15 secondi, non ti fermare. Guarda avanti, tiro. Ultima. Ok, veloci veloci, plank con rematore, quindi niente, pensate che non lo devo tenere così. Andiamo giù a terra, veloci veloci veloci. Alterniamo il braccio qui e poi cambio. Non vi voglio alti come in sedere. 3, 2, 1, parto, tira. Butta l'aria fuori. Prova a tenere sempre la spalla sopra il polso. Stendi bene le ginocchia. Butta l'aria fuori mentre alzi il gomito. Continua, continua, continua. Mancano 15 secondi. Incasinate, non andate da nessun'altra
Partiamo. Interno. Sali. Interno. Sali. Butti l'aria fuori. Dobbiamo portare a casa tanti round oggi, ma i movimenti, ragazzi, dobbiamo avere comunque un ritmo corretto. Non dobbiamo fare troppo in fretta il movimento. Dobbiamo sempre essere molto attenti all'allineamento del corpo, alla postura, alla respirazione. Quindi non fatelo a caso. Riuscite comunque a fare un bel lavoro, quindi spingo, guardo avanti e spingo. Butto l'aria fuori, stop. Addominali 45 secondi, gambe tese, braccia tese. Salgo e porto il ginocchio al petto. Si parte, ginocchia. Butto l'aria fuori. Inspiro. Se per vari motivi non riesci a fare questo esercizio, scegli un'altra variante di addominali, ma non ti fermare. 45 secondi devi lavorare senza pausa. Ancora. Prova a non buttarti a terra. Controlla la discesa. E soprattutto espira quando sali. Piega bene le ginocchia e poi stendo. Piega, stendi. Fai la differenza tra gamba piegata e gamba tesa, ok? Gli armati burpees, 45 secondi. Questo non ve lo faccio neanche vedere perché sapete di cosa parlo. 45 secondi, 3, 2, 1, parto, vai. 45 secondi non sono pochissimi. Provate a fare una salita con la schiena bella dritta, a fare un piccolo saltello, controllate la discesa. Vai, movimento
4, 3, 2, partiamo, vado, gomito alto, espira quando sali, prova a non modificare la postura della plank, ok? Prova a mantenere il bacino basso, attivare bene il core, il centro del corpo, mantenendo sempre un respiro fluido. Spingo. Quindici secondi. Allontanati sempre da terra. Ultima. Sumo. Con il braccio che sale. Apri oltre il livello dei fianchi e vado, interno, sali, interno, sali, interno, spingo, interno, spingo, guarda avanti, sempre guarda avanti, devi buttare l'aria fuori quando vai su con il braccio, spingo. Scendi, scendi, certamente non con la schiena rotonda. Espira. Ultima. Stop. Ok. Addominali. Andiamo, andiamo, andiamo. Vai. Ginocchia. Provate a gestire il ritorno. Giovedì, quando abbiamo fatto la lezione su Zoom, c'era la Valentina che mi ha detto, una delle ragazze che era presente alla lezione, mi ha detto che gli sarebbe piaciuto sentirmi chiacchierare di più. E poi sotto dice, ma tanto ci vediamo sabato, chiacchieriamo sabato. Vale, la vedo dura che io ti possa raccontare qualcosa oggi. È però intenso. Burpees, 45 secondi ragazzi. Parto. Vai, su. A parte che sono super felice di allenarmi con voi questa mattina e di riuscire a portare a casa un bel workout, altro non saprei cosa vi posso raccontare. Quindici secondi, spingi, spingi, spingi. Fammi vedere qui come sei un pochino ancora più dinamico. Più dinamico, vieni. Non ci si butta a terra, sei controllato. E stop. Superman, resta giù a terra. Vai. Sali più che poi da terra. Controlliamo un po' il timer, ragazzi. Ce ne abbiamo per un bel po' ancora. Abbiamo fatto solo 11 minuti di lavoro. Sali, 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 sali. Dobbiamo fare 20 minuti senza mai fermarci. Su, 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 allungati, allungati la terra. Testa in linea con la colonna vertebrale. Sali più che puoi. Magari riesco a darvi
un'altra variante, ma veloci, perché non possiamo perdere tempo. Fare Superman dopo i burpees è illegale. Giuro, Giada, l'ho messo apposta, perché so che ci ammazza tutti. Vai. Ok? Pronti? Se avete qualche domanda che vi posso aiutare, veloci, ve lo dico. È già tutto. È già tanto che respiro. Ok, vai! Dai che vi vedo bene, belli, super determinati, attenti. Perciò possiamo ripartire terzo round. Salire. Dai, 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 sali. Guarda avanti. Attenzione alle ginocchia. Non le portate troppo all'interno. La salita un pochino più dinamica. Attivate il gluteo e buttate l'aria fuori quando siete su. Dinamico. Se avete un peso più importante, meglio. L'esercizio uscirà ancora meglio perché nella salita bisogna avere un peso più forte. Lascia, vai con l'abdano, su. Si parte, si parte. Via. Fuori l'aria. Non modificare il movimento. Allineamento corretto del corpo. Respirazione fluida. Movimento continuo. Vieni, vieni, vieni. Vado ancora. Cosce fortissime. Sentite nelle ginocchia. Prova a non guardare i piedi. Guarda fra i palmi. Appena guardi i piedi, ti si alza il sedere e non lavori più sugli addominali. Vi ricordate che sono le piccole cose che fanno la differenza. Fate attenzione. Interno, spingo. E si guarda avanti, si spinge in alto. Prova a non sbilanciarti tanto quando fai questo esercizio. Resta lì in centro ed è il braccio che va all'interno. E butto l'aria fuori. Stop. Addome. Dai che lo avete imparato a memoria. Addominali, stendi le gambe. Parto. Inspiro. Però sono stata anche gentile, Giada, a mettere questo esercizio prima di burpees. Devi accettare che ho pensato a tutto. Ma volete che vi dico un segreto? Avevo preparato il workout ieri, ovviamente 10 minuti prima della lezione mi sono accorta di aver dimenticato l'agenda a casa. Quindi ora non mi ricordo cosa avevo proposto ieri, ma questo l'ho preparato 10 minuti prima, ma dai! Stop, vai! I burpees. 3, 2, 1, vai! Però sicuramente avremo modo di provare anche quello che avevo preparato ieri. Poi nell'ambra i burpees sono un must. Non possono mancare! Sono già per io.
Allontanati da terra, stendi bene le ginocchia. Puoi fare come me, io faccio un po' lungo i fianchi e un po' provo qui. Alza bene bene il petto da terra, gomiti ben tesi, gambe unite. Prova a recuperare un po', inspira fluido. È un esercizio di isometria, un esercizio statico, ci permette di respirare più profondo. Approfittiamo, non è facile certo respirare qui. Stop! Bene! Tre abbiamo fatto, vero? Beviamo. Ah, ma sai che mancano? Bevete veloci, veloci! Mancano solo 3 minuti? 2 minuti praticamente. Parti! Parti, parti, parti! Vai! Sali! Poi se avete voglia, rifatelo da soli. Questo. E provate a vedere quanto, fino a dove riuscite ad arrivare. Questo era un mio ritmo. Io non posso vedere voi. Però se riuscite a rifarlo un'altra volta da soli, magari riuscite a fare un po' di più di quello che abbiamo fatto oggi insieme. Poi gli esercizi adesso li conoscete. Ok, stop. Plank. Parti, parti, parti. Vai. Dai, 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 dai. Un pochino più dinamico, adesso siamo alla fine. Via, 15 secondi. E scendi.
due, scendi, stai plan. Il timer non si spegne, perciò provate anche voi a fare tutte queste posizioni legate da un, partendo da un esercizio all'altro, senza pause. Allontanati da terra, non ti puoi muovere per ancora 5 secondi. Apriti bene, allontanati da terra. Cambia, veloci, veloci, veloci. Resto. Come abbiamo detto prima, quando eravamo nel Superman, di respirare, di approfittare che siamo statici, e di usare un respiro profondo, leggero, fluido. 4, 3, 2, gira ancora, stai qui, spingi l'ombelico verso la colonna vertebrale, sali, resta, scendi. 8, 6, 5, 3, 2, sali, resta. Scendi ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sali. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, scendi ancora, gli ultimi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e vai in plank, resta, sul braccio, tocca la spalla, giù bacino, stai qui. Forte le cosce, non ti girare, non è così. Girati bene con le anche verso terra, cambio. Ragazzi, le anche verso terra, spalla sopra il polso. Cosce forti. Retroversione, non cambia nulla dalla plan normale. L'unica cosa è che abbiamo alzato un braccio, quindi diventa tutto una posizione molto più impegnativa. Cammina, scendi, apri braccia, giù le spalle, scendi, scendi, più bassi, più aperti, respiro, scendi ancora, dai, 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 scendi, scendi, scendi. Resta ancora, ginocchia aperte, spalle giù, sorriso, perché abbiamo quasi finito, quasi, scendi, apro e scendo bene, cambia. Ricordati, schiena dritta, scendo bene, ginocchio non è troppo in avanti, resta qua. Scendi di nuovo in plank, gomito, bacino basso. Stringi bene il gluteo, stringi bene il gluteo. Sulla gamba destra, cambia, cambia, 5, 4, 3, 2, cambia, 5, 4, 3, 2, non appoggiare il bacino a terra, sali, in plan, stai qui, ginocchio al petto. Allontanati da terra, cambia,
giù bacino, le gambe parallele, alza i talloni da terra, su, 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 4, 3, 2, stendi e resta, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e stop. Ah, belli questi 6 minuti, quasi 7 minuti. Oh, bene. Adesso sono più felice di prima e anche molto più sudata di prima. Quindi, tutto bene. Incrociate le gambe un attimo. Andiamo a respirare. Come sempre, aspetto il vostro feedback. Fatemi sapere com'è andata, magari se vi va, inviatemi anche qualche video, foto. Io sono sempre felicissima di vedervi. Appoggio il gomito, apri il petto, non alziamo a sedere. Vai a cambiare anche nella parte opposta. Andiamo ad appoggiare la giunta in terra. Andiamo a fare il cobra, lascio giù le spalle. Inspiro. Espiro, scendi. Lo facciamo un'altra volta. Inspiro, sali. E fuori l'aria. Portiamo la gamba destra avanti. Scendiamo bene, giù le spalle. Prova a non muoverti adesso. Lascia le spalle lontane dall'aria, ora che guarda avanti. Prova a rilassare la gamba dietro. Per allungare bene lo psoas, respiro fluido e guardiamo avanti. Andiamo a stendere la gamba dietro, a girare bene il petto verso il soffitto, inspiro. Appoggia il ginocchio e vai a prendere la punta del piede dietro. Prova a girare il petto verso il soffitto. Andiamo a cambiare. Gamba sinistra avanti, all'inizio non ci dobbiamo muovere, semplicemente aprire il petto, scendere bene con il bacino e lasciarci andare. Andiamo a stendere la gamba e ad aprire bene il petto verso il soffitto. Respira. Vai ad appoggiare, a prendere la punta e gira bene il petto. Continua a guardare verso il soffitto. E lascia la gamba dietro sempre più rilassata. Lascia, spostiamo il peso sulle gambe. Le gambe questa volta proviamo a tenerle super tese. Prendiamo le caviglie e ci lasciamo andare. Ancora respira e senti bene tutta la gamba come va ad allungarsi. Vai sulla gamba destra, petto sulla coscia, sulla tibia al naso. Cambio nella parte opposta. Ritorna in centro, piega le ginocchia, una vertebra alla volta, sali. Sciolgo le spalle. Inspiro. Inspiro lungo. Prendi i palmi dietro la schiena, chiudi le scapole. Ed espirando chiudo il mento. Apri i gomiti, inspiro. Espiro. Sciolgo ancora le spalle. E ce l'abbiamo fatta. Va bene? Di quanti secondi? I secondi erano di 45 secondi. No,
Gli esercizi esatto, come ti ha detto la Sara, erano di 45 secondi ogni esercizio ed erano 6 esercizi, li abbiamo fatto per 3 volte più 2 esercizi. Va bene? Un'alternativa, Francia, ai burpees, guarda, puoi scendere e salire. Questo potrebbe essere un'alternativa super super efficace. Oppure anche sto, vabbè, no, cioè quello che ti ho dato va bene, può andare. Se mi dici che problemi hai, magari ti posso dare ancora qualche altro, un'altra scelta. Però, cioè, se per una questione che è troppo intenso, questa questa variante che ti ho dato adesso è fantastica. Cioè, se è solo per una variante, se mi dici che era troppo pesante per te, se scendi con una gamba, sali con una gamba e vai su in piedi, è perfetto. Se invece ci sono altre problematiche, fammi sapere che ti posso aiutare. Vi ringrazio, sono felice che abbiamo iniziato questo weekend insieme e ci vediamo la prossima volta qui da Foodspring oppure sul mio profilo, va bene? Bacio e buon weekend a tutti, ciao! Isometri, ok, sono contenta, bacio, ciao ragazzi, grazie mille!